Eccoci e bentornati sul mio canale. Oggi ragazzi in compagnia di Asphalt Overdrive, titolo della Gameloft che ci metterà nei panni di veri e propri bolidi. Praticamente il gioco è un vero e proprio spin-off della serie Asphalt e ci catapulterà in delle vere e proprie corse dove dovremo seminare la polizia in una California anni 80. Potremo utilizzare ben 30 veicoli ad alte prestazioni su licenza, come ad esempio la Lamborghini Countach o il Ferrari Testarossa, ovviamente la possibilità di potenziare e migliorare le nostre autovetture e 7 diversi tipi di missioni, come ad esempio batti boss, acrobazie, fuggi dalla polizia e via dicendo. Menu principale che si compone in alto a sinistra con tutte le notifiche di Gameloft, ovviamente le energie per correre, una specie tipo di tac della benzina, la community, i nostri soldi e lingotti per i potenziamenti, la possibilità con gli acquisti in app purchase di acquistarli, i messaggi, tutte le varie informazioni sulla community, login a Facebook, le varie opzioni del gioco come ad esempio servizio clienti, le impostazioni relative al gioco come chilometri, orari o meno, la lingua e le impostazioni di volume ed effetti sonori, ovviamente la voce avanti per andare direttamente nel gioco. Io ad esempio ho la Fiat Abarth Rally, veramente bella, guardate che bel bolide. Qui in basso a sinistra abbiamo il rivenditore dove potremo andare innanzitutto a selezionare nei vari slot le nostre autovetture, quindi andare a mettere quale macchina vogliamo. Ovviamente un'altra cosa molto importante, ci sono anche i vari acquisti, perché praticamente andando a comprare le autovetture avremo la possibilità di avere un pacchetto auto molto utile in base alla gara che dobbiamo andare a fare. Poi abbiamo i potenziamenti, soprattutto impostati su motore, su accelerazione, quindi il cambio, e ovviamente la nitro per seminare la polizia. Possibile anche di personalizzare non soltanto il colore ma anche gli adesivi e addirittura la targa. Possiamo scrivere quello che vogliamo, ad esempio possiamo mettere Amante. Perfetto, eccolo qui, nome fantastico. Per comprare questa targa compriamola per 5 e anche sbloccato un trofeo. Con il menu avanti abbiamo la possibilità di andare a fare tutte le gare. In ogni zona dovremo ovviamente andare a sbloccare tutte le varie gare richieste per arrivare a sconfiggere il boss. Come vedete le zone sono 5 e ovviamente ogni zona ha ovviamente il proprio boss da sconfiggere. Ci sono anche gli eventi che ci permetteranno di fare punti in maniera molto più veloce, perché grazie al login con Facebook e Game Center potremo giocare con o contro i nostri amici, potremo ovviamente unirci alle varie gang per collaborare con giocatori ovviamente virtuali e raggiungere gli obiettivi settimanali e tante le varie modalità. Io vi voglio far vedere una gara fuga. Possiamo mettere la prima, che almeno non vi faccio spoilerare troppo il gioco, e poi andiamo a vedere ad esempio una modalità acrobazie, che è anche quella veramente molto bella, basata principalmente sui salti. Ecco che la nostra Fiat Abarth sta sfrecciando in una California anni 80, veramente curatissima sotto l'aspetto grafico, veramente molto pulita. Ovviamente con gli swipe laterali ci spostiamo con le varie autovetture, in alto vediamo i nostri metri orari e ovviamente poi, forse questa perché eccola qui, ancora non si era completata, si riempie la barra della nitro. La barra della nitro è molto importante quando su questa barra di sinistra andremo a capire e a vedere che la polizia ci ha praticamente ripreso. Attenzione a non tamponare troppo autovetture, perché ovviamente diminuisce la velocità e sarà molto più semplice per la polizia scontrarci. Attenzione anche ai taxi, che sono quelli più rognosi. Eccoli qui, non abbiamo neanche dovuto utilizzare il nitro perché la nostra auto era già di per sé bella potente. Una cosa molto interessante che volevo far vedere, adesso usciamo da qui, adesso passiamo a quella successiva, vi voglio far vedere che prima di iniziare la gara ci dirà praticamente se la nostra auto è pronta per quella gara. Vedete, la polizia a questa velocità, noi abbiamo un bel po' di distacco, quindi in questo caso è una difficoltà facile, avremo più facilità nel vincere la gara. Vi voglio far vedere anche una corsa acrobatica, andiamo a vedere sempre la numero 1, andiamo a giocare. Ovviamente prima della gara avremo la possibilità di utilizzare delle specie di potenziamenti che funzioneranno solamente in quel frangente di gara,
e sono a mio avviso molto interessanti. Come vedete, il tappo iniziale è molto, molto utile soprattutto per raggiungere una velocità molto importante per seminare inizialmente la polizia, quindi cercate di fare sempre perfetto ogni volta che dovrete partire. Ci dobbiamo sbrigare che mancano solamente 7 secondi e dobbiamo fare ancora un altro salto. Ci siamo riusciti, però il tempo ancora ce l'abbiamo a disposizione e abbiamo ancora un salto. Vedete, abbiamo fatto 6 salti dei 4 richiesti. Ovviamente andando avanti dovremmo fare appunto delle piroette, dei salti molto più difficili, e poi ogni gara ci dà tantissimo denaro e lingotti per potenziare ovviamente la nostra autovettura e soprattutto per comprare autovetture sempre più potenti. Quindi Asphalt Overdrive, titolo della Gameloft, che è il primo spin-off della serie Asphalt. Avremo a disposizione 30 veicoli ad alte prestazioni su licenza, come ad esempio la Lamborghini Countach e la Ferrari Testarossa. Il gioco è ambientato in una California anni 80 e 7 diversi tipi di missione, come ad esempio fuggi dalla polizia, batti boss, evita gli ostacoli, ad esempio anche fare le acrobazie. Ci vediamo con tanti nuovi video sempre qui, sempre sul mio canale.